C'è molta apertura in questo senso, stanno cominciando a divulgare, anche in Lombardia credo a breve ci potrà essere questo sbocco, cominceranno a divulgare praticamente in ambito ambulatoriale anche ambulatori associati. Cominciamo ad aprire gli occhi all'estero, dove invece è pratica quasi, no? comune da tempo. Non voglio parlare della Francia, dove sono molto orientati, sì, in ambito omeopatico pluralista più che unicista, ma in Germania e in Inghilterra in particolar modo, sì, sono molto aperti in questo senso. Io mi auguro che un po' alla volta, un momentino, ci sia sempre più apertura. Però come immaginerete, insomma, gli interessi sono molti e se non parte il discorso all'ordine dei medici, come diceva il dottore, quindi partiamo dal basso per poi crescere, non si riesce molto, molto facilmente. L'ordine dei medici Macerata, devo dire, aperto in questo senso. Cominciamo ad avere una certa predisposizione, una certa apertura, però c'è molto da lavorare ancora. A questo proposito vorrei far presente che in Toscana sono state fatte da oltre 10 anni proprio degli specifici interventi regionali e hanno anche fatto una legge regionale a favore dell'omeopatia e stiamo cercando di far riconoscere anche a livello nazionale questa cosa. Naturalmente è molto importante che in ogni regione si faccia una cosa analoga, perché tanto sappiamo che con i fatti poi vengono suffragate diciamo determinate esigenze. E quindi ecco, da qui anche l'importanza dell'associazione. La nostra è un'associazione grande ma anche tanto piccolina, è un'associazione che, dove difficilmente si trovano volontari, no? Perché è più facile trovare, diciamo, la passione, aiuto quello che sta male o altre cose che sono cose, per carità, encomiabili. Però in questo settore appunto dice va bene, ma tanto a che serve, che faccio, no? E invece è fondamentale, perché innanzitutto è fondamentale che se ne parli, perché 25 anni fa a me dicevano che io andavo dal mago, adesso già cominciano a cambiare le cose, ah, è una cosa di moda adesso perché va di moda, no? E quindi già è cambiato un po' l'approccio. Poi ecco, i giovani gli dicono, ah, io mi ci curerò i miei figli, però non lo fanno. E poi ecco, quindi ecco, è importante sostenere anche l'associazione, soprattutto con un volontariato attivo, perché poi adesso per esempio è 15 euro all'anno. Cioè, i soldi proprio qua non ci circolano, ve lo assicuro. Però ecco, con un minimo di attività, perché se andiamo a vedere siamo sempre le stesse. Poi oggi per esempio sto da sola, perché le altre, quella della scuola, quell'altro c'è il corso, quell'altro, insomma siamo tutte super indaffarate in tante cose. Però magari ecco, se anche questa fosse l'occasione per trovare delle persone, diciamo, senza fare chissà cosa, però magari troviamo un po' del nostro tempo da dedicare a questo, poi magari forse si riesce a far proporre una legge regionale, a proporci anche in questo settore, anche in questa regione, no? Perché, ripeto, in Toscana sono tanti anni, sono partiti da tanti anni, hanno fatto tanti studi, hanno cominciato con dei progetti pilota, adesso sono arrivati all'ospedale di Vitigliano, che è una grandissima esperienza, e hanno fatto studi, statistiche. Nell'occasione della fiera di Ependeguo, un paio d'anni fa, il dottor Elio Rossi ha presentato tutta una serie di statistiche appunto su, faceva quel caso dell'asma, dagli studi appunto che avevano fatto, avevano visto che nei casi dei bambini la percentuale di guarigione era altissima. Ma proprio parliamo tra gli 80 e il 90%, di questa percentuale più della metà erano considerati guariti ormai, cioè erano da oltre 10 anni che non presentavano sintomi, cioè questi erano bambini seguiti da quando erano piccoli, quindi avevano quasi un ventennio, diciamo, di esperienza alle spalle. Naturalmente poi cosa dicevano? Che per gli adulti la percentuale era inferiore, essendo ormai cronici, difficilmente arrivavano a una guarigione proprio completa,
però dice, magari si trattava di fare una curetta all'anno, di, così, di richiamo, fra virgolette, e quindi comunque una qualità della vita decisamente migliore rispetto a prima. E quindi ecco, sicuramente ecco, una maggiore attenzione verso l'utenza, e appunto in Toscana si fa il ticket, si va dall'omeopata col ticket. Quindi diamoci un po' da fare tutti quanti che acceleriamo un po'. Certo. Faccio solo una digressione, se poi dimentico perché ultimamente c'ho un po' di cose in testa. No, dicevo che sì, a livello regionale è importante che ci sia questa partecipazione, questo interesse dal punto di vista della gente, eccetera, è importantissimo, però quello che importa molto, secondo me, come in tutti gli ambiti a livello regionale, è divulgare la tematica scientifica, cioè essere molto chiari dal punto di vista scientifico. Qui siamo a livelli molto, molto, molto ancora lontani, ecco, siamo molto lontani nel tempo, perché qui ancora non si conosce la differenza tra l'omeopatia unicista e l'omeopatia pluralista. Io perché oggi non ho portato diapositive, non ho parlato di statistiche, uso una terminologia molto semplice, perché la cosa fondamentale è cominciare a far passare il messaggio in modo semplice, ok? Però a livello regionale dovrebbero esserci dei tecnici che un momentino riescano ad essere, come dire, aperti nell'accogliere il problema e nel provare un momentino ad ascoltarlo. Io ho il dottore qui che non è un omeopata oggi, però è una persona con una mentalità aperta con la quale sto interagendo. A livello regionale noi ci troviamo spesso e volentieri in ambito medico in generale, non parlo di terapia, di terapie uniciste o di terapie omeopatiche fondamentalmente, a interagire con gente che non sono tecnici della salute. Cioè noi ci troviamo oggigiorno ad avere passate delle normative che non sono di tecnici. Questa è la gravità assoluta, ma non solo a livello omeopatico, a livello generale. Delle regole, delle norme le deve stabilire un tecnico, quantomeno un medico che sia del settore. Non lo può fare una persona che in ambito medico non ne sa assolutamente niente. Figurati se io vado a parlare a livello regionale con un non tecnico di omeopatia. Già i tecnici fanno difficoltà perché giustamente non hanno la formazione, no? Figuriamoci con un non tecnico, quindi secondo me il problema è ancora più grave di quello che sembra. È la volontà delle farmaceutiche comunque. Come? È la volontà delle industrie farmaceutiche. Questo probabilmente. Ci ha vissuto questo da vicino. Questo ci sarà sicuramente di mezzo, questo sicuramente. Però non è un caso, non è un caso. Io per sottolineare che il problema è molto più grave di quello che sembra. È un grosso scoglio quello. Sì, questo sicuramente. Comunque qualche volta, scusa, c'è l'intolleranza da parte dell'organismo. Cioè qualche volta è l'organismo che non accetta. Che non accetta la medicina allopatica. Sì. Il sistema è complesso, come diceva il signore, ci sono molte cose in ballo, per cui poi scenderemo un po' troppo, come dire, nella parte polemica, però ha ragione. Ne parlerò bene un giorno con lei. Comunque ho avuto l'esperienza dell'anestesia, lo sa, ho avuto sono stata fortunata. Ho avuto l'intervento alla tiroide con un anestesista. Mi ha fatto un'anestesia meravigliosa, mista, capito? Ecco, mista, un esempio di collaborazione. Ma guardi, io un'anestesia così non l'avevo mai provata. Però già non sento dietro, non sento dietro. Non si sente. No, dicevo, mi sono stata fortunata perché ho tolto la tiroide 3 anni fa ed ero molto preoccupata perché io sono intollerante alle medicinali, quasi a tutti i medicinali, e quindi molto presto andrò dalla dottoressa per fare una lunga chiacchierata e chiedere anche dei consigli. Io non posso prendere medicine, quindi devo pregare Dio di non ammalarmi. E quindi la sua esperienza a livello chirurgico? La mia esperienza, io ero preoccupata a togliere la tiroide per l'anestesia, perché dico che mi succederà? E allora sono andata al dottor Patrizzi, molto preoccupata, dottore io ho tanta paura dell'anestesia, ma tu sei tranquilla. Mi ha tranquillizzato, ha fatto parlare con l'anestesista, l'anestesista mi ha tranquillizzato, guardate, io ho fatto tante anestesie, ho avuto tanti interventi, ma l'anestesia così, mi sono svegliata da un lungo sonno, tranquillo, riposante, senza sintomi di nausea, niente.
allora ho capito che funziona. Certo. Funziona. Quindi allora ho lavorato in collaborazione. Collaborazione. Un esempio. Esatto, esatto. Allora ho detto, adesso andrò a parlare con la dottoressa anche. Penso che... Questi tipi di collaborazione spesso succedono e ci sono anche in ambito anche ginecologico. Oggigiorno ci sono, esiste il parto omeopatico, ci sono dei ginecologi fondamentalmente che effettuano parto omeopatico e alcuni ginecologi che invece hanno un'apertura mentale da collaborare con l'omeopata nel effettuare questo tipo di terapia integrata chiamiamola. Io volevo portare un contributo, io non sono un medico, sono un padre di famiglia. La signora da 25 anni si cura da con omeopatia, buon per lei. Io sono più di 30 anni io a casa con mia moglie, sono più di 30 anni e parlavamo di bambini e io ho tre figli, 32, 31, 23 anni e ad oggi non sanno che cos'è l'antibiotico. Non hanno mai avuto medicine ufficiali, se mi permetti, non tradizionali. Vaccino, scusi? Solo i primi tre obbligatori, ma allora io parlo di 30 anni fa, i quattro e il quinto ho rifiutato di fare, ho scritto una lettera e ho rifiutato di fare, però i primi tre obbligatori, ma io parlo di 33 anni fa. Mia moglie ha fatto il parto guidato con mio padre. Per cui io sono 33 anni che a casa non entra un'aspirina, neanche con i figli. Per cui... Approfitto della sua disponibilità per farle io una domanda, così riusciamo un momentino a interagire con le persone che hanno qualche dubbio o qualche, come dire, difficoltà, no? Nell'approcciare liberamente il percorso omeopatico. Lei si ricorda come si sentiva e per quale motivo ha deciso di intraprendere questo percorso? Che stato d'animo aveva? Grazie per la domanda. Allora, io sono da tanti anni che cercavo sempre un percorso alternativo, perché è convenitissimo da più di 40 anni in base alle ricerche, alle mie idee, che comunque stiamo andando sulla strada sbagliata, per cui c'è bisogno di trovare un'alternativa, non solo nella medicina, ma anche nel vivere quotidiano, alimentazione, bere, aria, ambiente. Ovviamente noi inceriamo medicine ufficiali che, voglio dire, sono come le bombe atomiche, l'antibiotico è come una bomba atomica, distrugge tutta la flora, sia quella buona che quella cattiva. L'omeopatia riesce a... come mi trovavo? Oggi come oggi c'è una bella platea qua che si interessa di omeopatia. 25 anni fa andava da sola la signora, 33 anni fa io ero un pazzo. Io e mia moglie, perché badate bene, bisogna fare in due queste cose qua, bisogna che entrambi i genitori siano d'accordo, questo è importantissimo. E un'altra cosa importante, se mi posso permettere di dire, documentatevi prima, documentatevi su che cos'è la medicina omeopata, perché il stato d'animo era tremendo, perché io avevo tutti contro, genitori, parenti, gli amici, eravamo dei pazzi, per cui potete immaginare il stato d'animo, la responsabilità che ci siamo assunti io e mia moglie, no? Ed era un stato d'animo veramente conflittuale, però eravamo convinti che la strada per noi era questa. Documentatevi però, perché come sappiamo, io ho perso l'inizio, la dottoressa l'avrà detto, omeopatia vuol dire combattere i simili con i simili, no? Perché quando ingeriamo il prodotto omeopata, il sintomo potrebbe aggravarsi, ma questo è un segno buono questo. Per cui documentatevi su quello che prendete, come la prendete e gli effetti che avrà questa medicina su di voi. Vi ringrazio molto e complimenti alla signora e alla dottoressa. Grazie a lei. Oh, questo è un buon esempio proprio, mi fa molto piacere avere una persona che abbia portato la sua esperienza in questo senso. È molto importante perché tanti sarebbero gli argomenti da affrontare, no?
mi vengono in mente tante cose, però non possiamo parlare troppo. Però il fatto, una cosa in particolare che ha detto fondamentale, nella terapia del bambino è importante che i due genitori si trovino concordi, almeno i due genitori. Ci sono persone che arrivano a fare terapia che dicono: ma mia suocera mi dice che cosa fai, e già si trovano in difficoltà, no? Non tutti hanno la forza, diciamo, psicologica di dover affrontare.